come. No, no, ma io ragionavo sul fatto che noi dobbiamo sgombrare il campo da un tema. Cioè, ieri a Pescara un ragazzo di 29 anni ha sparato sotto le telecamere a una persona che lavora al Risto Bar. Questo non significa che non ci sarà un processo e che questo processo dimostrerà ciò che è avvenuto, condannerà questa persona che avrà il diritto a difendersi e dopo quella sentenza noi avremo la certezza di ciò che è avvenuto, di chi è il responsabile e di ciò che deve avvenire. Cioè noi non possiamo confondere il fatto che abbiamo la certezza delle prove con il fatto che non servano dei processi terzi perché queste prove diventino storia. Il processo di Norimberga fu fatto con avvocati difensori, procuratori dell'accusa, testimoni, riconoscimenti di persone, riconoscimenti di fatti. Ed è questo il motivo per cui nessuno può più dire una parola su quel disastro epocale della storia che fu. Quindi noi dobbiamo uscire dal tema che il processo mediatico, per quanto sia palesemente dalla parte della ragione, sia la strada per arrivare a un giudizio. L'Occidente si distingue dalle dittature perché comunque, di fronte a fatti di qualunque gravità, sceglie la strada del giudizio terzo e inappellabile. E noi dobbiamo fare questo se vogliamo evitare che il paese si spacchi sull'interpretazione di un'immagine ogni giorno di più. Soprattutto alla vigilia di questa nuova guerra che comincia oggi, con questo nuovo comandante in capo, che avendo di fatto ereditato una Russia che non ha fatto una gran bella figura nella prima guerra dell'Ucraina, tenderà a volerne fare una disastrosa e terrificante e vincente nella seconda. Quindi a maggior ragione, se noi cominciamo oggi a mettere in discussione e, come dire, la necessità che qualunque cosa avvenga in Occidente passi attraverso un processo di valutazione terza, stiamo diventando dei tifosi. E la forza che ha l'Occidente non è quella di essere il tifoso più forte, ma quella di essere il democratico più forte. Allora, fermati un momento, voglio sentire subito David.